Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare perché siamo tornati qui con un talk show, perché d'ora in poi chiameremo così questo format, questa volta insieme a Pixel. YOLO, ciao ragazzi, benvenuti in questo video. In questo fantastico video, oserei dire, perché ragazzi siamo qui oggi a fare una cosa particolare. Siccome stanno girando un sacco di leak su 4chan e simili, oggi noi ci impersoneremo leaker e andremo a provare a vedere 6 Pokémon ipotetici per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ma se quanti like devono raggiungere per farlo diventare un format? Non so, quanti like hai più o meno a video tu? Tipo fai calcola, il baretto ne fa 230 di solito. Boh, allora facciamo 300. Arriviamo ai 300. Allè, come Luke. Allè, perfetto. Va bene, 300 like diventerà un format speciale del canale. Quindi direi di iniziare con i primi Pokémon. Non ci perdiamo in indugi. Allora, il primo Pokémon a cui avevamo pensato, tra l'altro trovate tutti i link dei Fakemon in descrizione, è un Pokémon lepre. Ora mi direte, perché un Pokémon lepre? Ci sono già Scorbunny, c'è già Bunnelby. Va bene, sono d'accordo. Però secondo me potrebbe avere una backstory interessante, perché ragazzi, la lepre era cacciata dai nobili inglesi e io mi immagino, santo Dio, una background story di una fottuta lepre che è stata cacciata ma che ha continuato a vivere, a stravivere, e secondo me sarebbe una figata. Tra l'altro anche possibile, perché si sposa bene con la cultura inglese. A me piacerebbe un tot, non so cosa ne pensi, ma sì, secondo me ci sta, perché comunque la lepre era un animale che veniva cacciato molto in Inghilterra, in Gran Bretagna, quindi sì, insomma, secondo me si sposa benissimo questa cosa. E poi mi ricorda un sacco tipo la storia di Yungus con Rattata, quindi secondo me sarebbe anche, cioè, sì, insomma, infatti. Questa è la direzione che stanno prendendo, quindi ci sta. Sì, che uno si contrappone all'altro. Mi piace questa cosa. E sapete quale si contrappone bene alla lepre? Il Pokémon Harrier. Una specie di cane molto particolare che abita appunto la regione inglese, che veniva utilizzato molto anche in passato appunto per cacciare le lepri. Tra l'altro c'è quel famoso ipotetico leak nel trailer di un Pokémon cane di tipo elettro. Qui abbiamo un Fakemon che lo rappresenta anche abbastanza male. Però quella sarebbe l'idea. Però viene bene. Cioè, nel senso, non è bellissimo, però comunque fa capire un po' quello che potrebbe essere, insomma. Esatto, ci potrebbe stare. Secondo me è un Pokémon anche elettro per la storia della velocità. Ok, comunque tu avevi detto che era un leak. Non è un leak, perché quel Pokémon lì effettivamente lo si vede. Cioè, lo si vede nel trailer. Quindi non lo so se è un Pokémon già esistente, sì, cioè, o se è qualcosa di nuovo. Quindi dovremmo speculare sulla cosa, pensare a cosa potrebbe essere. Sicuramente sembra un tipo elettro, però effettivamente è una cosa di cui non ho mai parlato, quindi ne parlo adesso. Ci sta, è figo, mi piace l'idea che ci sia un cane di tipo elettro. Speriamo che lo facciano bene, speriamo che non sia una merdatina, esatto, perché altrimenti mi dispiacerebbe. Sembra anche molto veloce dalla corsa, quindi insomma, quindi a me piace un sacco. Che fai, non ce lo metti l'Harrier come Pokémon liccato? Certo che ce lo metti. Ok raga, il prossimo punto è un attimino più curioso, perché l'ho scoperto, no? Ti svelo la trama di questo coso. Io sono andato a cercare su Poké Central e ho scritto Alce, perché mi sono detto, ci sarà qualche Pokémon Alce? No, non c'è un Pokémon Alce. Poi sono andato a cercare Alce, animale nazionale, e ho scoperto, ho pensato un po', che l'Alce è animale nazionale del Regno Unito. Quindi, Cristo Dio, non lo fai a Galar un alce? Ci sarebbe benissimo, ci sono le montagne, un po' come di tipo ghiaccio, ma sai che figata, sarebbe bellissimo, mi piacerebbe. Secondo me, io che mi concentro molto anche sul design dei Pokémon, un Pokémon alce ci sta da Dio, oltre che non è stato mai visto, appunto. Esatto, non so infatti. Se ha senso la frase che ho detto, ma comunque secondo me le corna che può avere, oltre ad essere di ghiaccio come vediamo in questa immagine, possono essere veramente un motivo. Esatto. Particolare proprio per il Pokémon che lo caratterizza in modo specifico. Io stavo proprio pensando alle corna. Cioè, noi abbiamo visto tipo Xerneas, abbiamo visto Stantler, abbiamo visto Sousback, però nessuno con le corna tipiche dell'alce. Sai che bel design potrebbe, esatto, venire fuori? Esatto. Sai che bel design. Tanto che possono magari fare una conca e tenere le cose tra le corna. Cioè, fighissimo. Fra, che figo! Sì, mi stai dando delle idee bellissime. Mi vengono in mente così. Mi stai dando delle idee bellissime, sarebbe il top. Quindi Pokémon Alce confirmed, lo vedrete in miniatura, sì, perché no, è molto sicuro, proprio perché l'animale nazionale, cioè io, esatto, io ci punto ci sull'alce, fra. Sì, io sì, ci sì. punto. Andiamo un attimo via dalle speculazioni, andiamo a parlare più che altro partendo dal punto di vista dell'habitat di un Pokémon. Habitat ne abbiamo visti pochi in realtà, cioè
Oddio, pochi, abbastanza vedendo abbastanza. Tutta la mappa, esatto. Vedendo tutta la mappa. Però nel trailer è un posto significativo che secondo me è anche molto interessante. È la questa grotta piena di gemme. Sì, la grotta piena di gemme. Ragazzi, Pokémon gemme ne abbiamo abbastanza, abbiamo Sableye, Diancie, però un Pokémon concentrato... Sì, esatto, però un Pokémon concentrato proprio unicamente sulla gemma, in questa grotta secondo me ci sta benissimo, proprio a pennello. Tra l'altro, tipo ad esempio, non sarebbe il primo caso di Pokémon ispirato proprio a un particolare habitat, e siccome io vedo che a Galar ci sono... più miniere che grotte, anzi penso che le grotte siano miniere. Tipo ad esempio ad Alola abbiamo quei giardini con i fiori particolari dove si trova Oricorio. Quindi in realtà non mi stupirebbe un Pokémon di questo tipo, visto che è un ambiente molto caratteristico quello della miniera, almeno sembra. Esatto, esatto. E poi tra l'altro, cioè non lo so, ma un Pokémon gemma mi ispira anche abbastanza se fatto bene. In queste immagini vediamo una specie di coleottero, non lo so. Tipo, potrebbe starci come tipo coleottero roccia, che alla fine diventa una farfalla. Io mi immagino tipo una descrizione del Pokémon della serie presente Jurassic Park. Tipo un coleottero che è rimasto intrappolato in una caverna e alla fine si è un po' cristallizzato. Sai che cosa carina che strafigo. Potrebbe venire fuori? Potrebbe bellissimo. Venire fuori una cosa... Fra, bellissima, non è male, sì, mi piace come idea, mi piace come idea. Sì, sì. Ultima cosa che voglio dire, perché questa è una bomba, secondo me è una bomba. In questa immagine ci viene mostrata quella della grotta, appunto, questa che sembra un'ipotetica nuova grotta. Allora, io questa l'ho teorizzata, non so se dopo vuoi metterla nel video, ma secondo me potrebbe essere una grandissima cagata quello che sto per dire, più forte, potrebbe in realtà essere veramente la grotta dei Bagliori. Cioè, se veramente rivisitiamo Kalos dopo... Ma allora, scusami, è una allora, reinterpretazione. Reinterpretazione. Io non mi sono drogato allora. È la grotta dei Bagliori, quella. È no, cazzo, è uguale. È uguale. I carretti sono gli stessi. Non mi sono drogato, grazie. Io ho messo le immagini vicine della grotta dei Bagliori, di questa grotta, e mi sono reso conto che il colore della roccia, addirittura, quella marroncina, è la stessa. Allora, e anche delle gemme. Pazzo. Cioè, secondo me è una cioè, fatto in grafica migliore. Questa è una bomba, ma non c'entra con il video, quindi non parliamo di avanti. Però la teniamo perché è buona. Passiamo al prossimo punto. Madonna. Punto che in realtà sono 4 punti e sono i punti cardinali. È piaciuta sta battuta, Fra? No. Ciao, finisci il video da solo. Punti cardinali. Perché punti cardinali? Allora, c'è già un leak che ne parla. Infatti, i Fakemon che vi mostro sono ispirati proprio a quel leak, che è il leak dell'intero Pokédex. Ma nella mitologia norrena, sapete che io sono un appassionato di mitologia norrena, ci sono 4 nani. Ora, i Pokémon non sono dei nani, e su quello ci siamo. Ci sono 4 nani che sorreggono il cielo in tutti i 4 punti cardinali. E io, visto un po' così, me li immagino un po' stile Tapu, della serie che questi Pokémon, se sottratti dal loro habitat o robe simili, potrebbero portare uno squilibrio nella regione. E sarebbe carina come reference alla mitologia norrena, tanto che i Tapu sono ispirati a quella hawaiana, quindi mi piace come idea, ci starebbe secondo me. Ci sta, però hai fatto tu una battuta prima, adesso ne faccio una anch'io. La regione, guardatela, io qui vedo solo nord e sud, est e ovest. Lo sai, cioè, l'inculata. Sai cosa? A me piace un sacco questa idea. L'inculata è proprio quella. Ci ho pensato esatto, anch'io. Cioè, quella è proprio l'inculata. No, però in realtà come idea ci sta, perché dal punto di vista della mitologia ci sta di brutto. Esatto. I Pokémon ci stanno. È anche innovativa come idea, perché mai visto i Pokémon ispirati ai punti cardinali. Quindi secondo poi, me non è cioè, da scartare. Secondo me fai una cosa figa ragionando tipo sul sorgere del sole e sul calare del sole. Quindi uno lo fai di buio e l'altro magari lo fai di psicofolletto. Sai che secondo me potrebbe venire fuori una cosa carina. Sì. Molto carino. Magari lo interlacci con Solgaleo e Lunalo, che sto andando oltre, vai, basta. Ultimo Pokémon che oggi mostriamo, ragazzi, è un Pokémon fungo. Usciamo di nuovo dalle speculazioni, andiamo semplicemente dal punto di vista dell'habitat. Habitat, secondo me, veramente interessante, proprio questo bosco a nord, pieno di funghi luminosi, psichedelici. Lo adoro. Secondo me è il posto più bello della regione, quello che mi incuriosisce di più, perché quello sicuro, quello vedendo, è uno dei più belli, fra. È veramente curioso come cosa. Secondo me metterci un nuovo Pokémon ispirato ad un fungo può starci di brutto. Ne abbiamo abbastanza, ma nessuno secondo me veramente ben
fungo proprio, insomma. Magari Shinotic esatto. Ci sta bene perché è luminoso come la foresta, quindi ci sta di brutto. Ma questo che vedete, secondo me, ci sta a pennello. Ah, tipo... io ti dico, Fra. Spettro. Allora, non so, spettro, ma secondo me anche folletto potrebbe essere, ipoteticamente. Spettro folletto? Spettro sì, folletto, sembra un po' sai un mago. Sembra esatto. un po' mago, sì, ci spettro sta. Spettro folletto, sta. Poi io ti dirò. Allora, secondo me lo fanno un Pokémon speciale per quel bosco, perché è un ambiente troppo caratteristico. È ma molto caratteristico. Se non lo facessero, quel Pokémon sarebbe Shinotic a sto punto, perché... Quello più fungo di lui, non so se esista. Luminoso, tra l'altro. Ma poi Shinotic di che tipo è? Folletto veleno, no? Oddio, aspetta, faccio una run su internet a controllare. Dai, carica, mannaggia. Erba folletto. Vedi, erba. Troppo forte veleno. No, no, però il veleno secondo me ci sta in questo caso. Cioè, si vede che è veleno un pochino, sì, no? Sì, 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 sì. No, ma poi in generale, secondo me, l'idea di fare un Pokémon legato a quel bosco la si farà sicuro, secondo me, non ce n'è. Sicuro. Perché è troppo, è proprio troppo caratteristico. Le miniere, cioè più delle miniere, capito? Più delle miniere, secondo me, più probabile esatto. ancora. Dunque, ragazzi, il video finisce qua. Abbiamo concluso questo talk show. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, come ha detto Pixel. Proviamo a raggiungere i 300 like, io ci credo poco. Fra, però noi ci proviamo lo stesso. Ci proviamo lo stesso. Vi invito anche a passare dal suo canale, che metterò nelle schede, e dai suoi social importanti. Premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Ho dimenticato di dire di iscrivervi al mio canale e commentate, ecco, no, questa è una cosa interessante. Commentate qui sotto se avete qualche concept vostro, qualche vostra idea, fatecela sapere qui sotto nei commenti. Questo è interessante. Fatelo, mi raccomando. Detto ciò, io non ho più nulla da dirvi. Io e Pixel vi salutiamo e noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Ciao.